un sogno, un'ossessione e una sfida scientifica. L'alpinismo è nato con la scienza e grazie alla scienza, quindi esiste un legame molto stretto fra le due pratiche. Ludovic Seyfer è un ricercatore in neuroscienze comportamentali e anche una guida alpina. Insieme a lui rivivremo un'epopea fuori dall'ordinario. Erano due ingegneri incredibilmente visionari, perché si trattava di installare una funivia a 3.700 metri d'altezza, ma erano convinti che ce l'avrebbero fatta. Dal Monte Bianco all'Himalaya, Ludovic ripercorrerà le orme dei pionieri, uomini pronti a conquistare vette inesplorate sfidando il freddo e la mancanza di ossigeno, pur di scalare l'Everest e i suoi 8.848 metri. Alla partenza, gli alpinisti sanno già che durante la scalata dovranno mettere la propria vita in gioco. Il confine tra la vita e la morte è molto sottile. Un viaggio attraverso il tempo e lo spazio, un'indagine scientifica sulle orme dei conquistatori delle vette. Nella valle di Chamonix, ai piedi del massiccio del Monte Bianco, Ludovic Seyfer dà inizio alla sua indagine. In questa parte delle Alpi italo-francesi si trova la vetta più alta d'Europa. È proprio qui che nacque, dallo spirito di uno scienziato svizzero del Settecento, l'idea ossessiva di raggiungere la cima del Monte Bianco. Nel 1760, Horace Bénédicte de Saussure lanciò un appello nelle parrocchie della Valle d'Aosta, promettendo una ricompensa al primo che avesse trovato una via per raggiungerne la vetta. Nella notte gelida, due figure si apprestano a scalare il Monte Bianco. Ludovic Seyfer e il suo compagno di cordata, Ludovic Ravanel, decidono di percorrere la via normale, più classica e conosciuta, molto diversa dalla strada intrapresa in passato dalla guida Jacques Balmat e dal medico Michel Paccard. I due pionieri spianarono la strada verso la vetta l'8 agosto 1786, dopo molteplici tentativi infruttuosi dovuti all'ambiente ostile e spesso spaventoso e al freddo intenso. Saussure raggiungerà invece la cima del monte un anno più tardi. Sta per sorgere il sole. Sì, ma non scalda molto. Già, fa ancora freddo. E c'è anche il vento, guardo la temperatura. Quanti gradi? Ci sono meno 6 gradi, ma a causa del vento se ne percepiscono meno 10 o meno 12. Però, pensa come deve essere stato per Balmat quando ha trascorso la notte qui durante la prima spedizione. Sì, al Col du Dom. Paradossalmente, la via fino alla cima è stata spianata proprio grazie alla scoperta che si poteva sopravvivere dormendo all'aperto, qui sul ghiacciaio. A quel tempo nessuno lo credeva possibile, solo con l'esperienza diretta si è potuto constatarlo.
se a una certa quota fa più freddo, è a causa della diminuzione della pressione atmosferica. A livello del mare, la pressione è di 1013 ettopascal e si dimezza a 5500 metri. La temperatura di un gas diminuisce con la diminuzione della sua pressione, e quindi la termodinamica ad abbassare le temperature man mano che si procede in altezza. Più si sale verso l'alto, più l'aria si espande, perché la pressione sovrastante diminuisce. L'espansione è accompagnata da una diminuzione dell'agitazione delle molecole e quindi della loro temperatura, che scende di circa un grado ogni 150 metri. Prendendo come riferimento una pressione di 1013 ettopascal e una temperatura di 15 gradi a livello del mare, sulla cima del Monte Bianco si avrà una pressione di 553 ettopascal e una temperatura di meno 16 gradi. Mentre sulla cima dell'Everest, a 8848 metri, la pressione sarà di 314 ettopascal e la temperatura di meno 42 gradi. I due alpinisti procedono sulla cresta del Boss, dove l'aria è più rarefatta. Inoltre, l'inclinazione del pendio è di 35 gradi. L'obiettivo sta per essere raggiunto. Tutto bene? Manca un ultimo sforzo. Solamente poche centinaia di metri separano i due uomini dalla vetta del Monte Bianco. Siamo in cima. Eccoci qui. Grazie. Non capita tutti i giorni di salire sul tetto dell'Europa. Sì, è bellissimo. Davvero magico. L'altimetro segna 4804. Bene, è quasi l'altezza corretta. In confronto, le prime misurazioni che vennero effettuate erano decisamente approssimative. Ad esempio, Pacar salì con il suo barometro e misurò l'altitudine del monte in collaborazione con l'Accademia delle Scienze di Torino, arrivando a stimarla di circa 5300 metri, quindi era troppo alta. La prima misurazione buona fu di Saussure, che la effettuò un anno più tardi grazie a una strumentazione migliore. Calcolò un'altitudine di 4775 metri, per cui mancavano solo 25-30 metri rispetto all'altezza corretta. L'altezza considerata ufficiale a quando risale? A settembre 2017 ed è di 4810 metri e 72 centimetri. Saussure rimase qui parecchie ore, perciò ebbe il tempo di condurre anche altri esperimenti. Sì, montò diversi strumenti, tra i quali figurava un igrometro a capello di sua stessa invenzione. E decise anche di far scaldare dell'acqua per verificare a quale temperatura bollisse a un'altitudine tanto elevata. Fu così che Saussure scoprì che in questo punto l'acqua bolliva a 80 gradi in mezz'ora. Mentre sulla via dei Grand Mulets il tempo di ebollizione si dimezzava, questi esperimenti gli permisero di comprendere meglio l'ambiente e l'atmosfera del luogo in cui si trovava. E infine il lavoro di Saussure diede vita a due storie, alla storia dell'alpinismo e a quella della ricerca scientifica sulla montagna. Esatto. Queste due pratiche si sovrappongono, nel senso che l'alpinismo è nato con la scienza e grazie alla scienza. Le prime scalate vennero sempre effettuate con l'obiettivo di eseguire misurazioni di temperatura, altitudine, temperatura di ebollizione e recupero campioni. Quindi esiste un legame molto stretto fra le due pratiche. Sulla scia di Saussure, naturalisti, geologi e geografi scaleranno le vette più importanti del mondo al fine di misurarle e di mapparle.
Tra questi scienziati e avventurieri degli inizi dell'Ottocento, vi fu il prussiano Alexander von Humboldt, esploratore appassionato e amante della montagna, che analizzerà e documenterà numerosi luoghi sparsi per il pianeta, con particolare interesse per il Chimborazo delle Ande, alto 6.310 metri e considerato a quell'epoca il tetto del mondo. Benché non sia riuscito a raggiungerne la vetta, l'eco dei suoi tentativi gli valse sia la notorietà sia il riconoscimento per il suo grande lavoro. La montagna diventò un laboratorio naturale per studiare i minerali, le piante e il clima a diverse latitudini. La montagna restava ancora un luogo inaccessibile, dove si andava soprattutto per scopi di tipo scientifico, ma più tardi divenne una sorta di moda. Cominciarono ad arrivare qui gli inglesi, che a quel tempo avevano degli standard di vita più alti rispetto al resto dell'Europa continentale e possedevano i mezzi per trascorrere delle lunghe vacanze. A poco inventarono l'alpinismo inteso come l'idea di salire sulle montagne per puro piacere. Li affascinava il pensiero di raggiungere per primi determinate cime e di registrare il proprio nome negli annali della storia. Così la scienza si allontanò dalle montagne, spodestata dall'ossessione di conquistare vette mai raggiunte. Durante l'età d'oro dell'alpinismo furono compiute arrampicate molto difficili nel corso di un decennio che partì nel 1854, anno della scalata del Wetterhorn ad opera di Alfred Wills, e si concluse nel 1865 con la conquista del Cervino da parte della squadra di Edward Whymper. Ma questa serie di vittorie non fu esente da tragedie. Una di queste rimase particolarmente impressa nella memoria. Durante la discesa dal Cervino appena conquistato, 4 dei 7 alpinisti caddero rovinosamente e persero la vita. Whymper e le restanti 2 guide si salvarono solo grazie alla rottura della corda, all'epoca poco resistente. Nel corso degli anni successivi, le attrezzature e i metodi di arrampicata furono perfezionati. Le tecniche continuarono a progredire fino alla Prima Guerra Mondiale. I ramponi divennero più leggeri, i manici delle piccozze si accorciarono e vennero inventati i chiodi da roccia, i moschettoni e la doppia corda. Ma fu soprattutto un altro sviluppo tecnico a contribuire a una maggiore accessibilità della montagna agli inizi del Novecento. La costruzione di infrastrutture, strade e ferrovie che consentirono di raggiungere le valli più isolate e favorirono la nascita degli sport invernali, un tempo riservati ai turisti più abbienti. Ma il progresso non si fermò e proseguì ulteriormente con l'invenzione delle funivie. Da quel momento non fu più necessario essere degli sportivi per ammirare le vette da vicino. Bastava salire sulla nuova invenzione. Una tra le più importanti funivie che vennero costruite batté ogni record per altezza ed estensione e si trattò di un grosso azzardo per quell'epoca. La funivia dell'Aiguille du Midi, situata sopra Chamonix a 3.842 metri d'altezza. C'è una vista incredibile. Siamo in cima all'Aiguille du Midi, una guglia che si slancia verso il cielo, con una funivia che fa sognare. Fu un progetto splendido e ambizioso. La funivia dell'Aiguille du Midi è come un semaforo situato a quasi 4.000 metri. L'obiettivo di raggiungere la cima della guglia, la quale ha una forma emblematica, mostra l'immaginazione e il coraggio di chi ha intrapreso questo incredibile progetto. Di chi è stata l'idea? Fu l'italiano Dino Lora Totino, l'autore del progetto della nuova funivia.
il cui percorso fu concepito invece da un francese, Marcel Auvert. Erano due ingegneri incredibilmente visionari, perché si trattava di installare una funivia lunga 3 km a 3.700 metri d'altezza. A quel tempo la comunità ingegneristica riteneva che fosse un'idea del tutto irrealizzabile, ma Laura Totino e Auvert, da bravi imprenditori, erano convinti che ce l'avrebbero fatta. A quel tempo esisteva già una funivia che effettuava un percorso simile, ma arrivava solamente fino al Col du Midi. Il progetto di Dino Laura Totino era quindi considerato di un'audacia senza precedenti. La sua funivia avrebbe raggiunto l'Aiguille du Midi in soli due tronconi, il secondo dei quali sospeso per 3 km su un dislivello di 1500 metri. Furono degli operai a realizzare il progetto di Laura Totino? Sì, la funivia fu costruita da circa 400 operai originari della Valle d'Aosta o di Chamonix, che vennero soprannominati i ragni dei cieli. Non disponevano dell'aiuto degli elicotteri e dovettero costruire la funivia un pezzo alla volta, man mano che arrivavano i cavi e i sacchi di cemento, spesso mezzi vuoti a causa del trasporto difficoltoso. Tutti gli operai trascorsero l'intera estate qui, con temperature che raggiungevano anche i meno 40 gradi, e quando arrivò ottobre si spostarono ancora più in alto, attraversando gallerie scavate sulle ghiglie, per arrivare dove siamo noi ora. E ovviamente di notte qui la temperatura non era certo migliore. I lavori iniziarono nel 1951 e durarono 4 anni. La guglia settentrionale e quella centrale vennero forate e unite da una passerella di 17 metri. Il 26 giugno del 55, 50 persone salirono sulla prima cabina. Che cosa rese possibile questa impresa tecnologica? La prima grande innovazione tecnica fu il cavo. Un cavo che fosse abbastanza resistente da poter sostenere una cabina. E la seconda novità fu l'idea di una fune traente che creasse un circuito e bilanciasse le cabine, così da compensarne l'inclinazione e la differenza di peso e diminuire il lavoro dei motori. Per funzionare, una funivia ha bisogno di due funi, una portante e una traente. La fune portante, sospesa tra la stazione di arrivo e quella di partenza, sostiene il peso della cabina, è saldamente ancorata al terreno o legata a dei contrappesi. La cabina è sormontata da un carrello che scorre sulla fune portante ed è trasportata dalla fune traente, di diametro più piccolo, che forma un circuito teso all'estremità da due ruote. Quando queste girano, la fune traente si muove, facendo avanzare le cabine collocate a ciascuna estremità del circuito. Spostandosi simultaneamente, si incontrano a metà strada. Con questo sistema, definito va e vieni, le due cabine si bilanciano l'un l'altra, riducendo al minimo lo sforzo dei motori. La particolarità di questa funivia è che si trova a un'altitudine elevatissima. Com'è stata progettata l'installazione per far fronte al clima gelido? A quei tempi nessuno era convinto del fatto che una fune potesse resistere a certe temperature, quindi si decise di montarne una leggera, calandola dal versante nord delle Aiguille du Midi. Dopodiché la fune rimase tesa per tutto l'inverno, così da verificare che sopportasse il gelo e ogni genere di maltempo. Furono effettuate molte misurazioni e si scoprì che, paradossalmente, più la fune è sottile, più il ghiaccio che si forma su di essa è spesso. Può arrivare anche a un metro su una fune di un centimetro di diametro. Questa scoperta portò quindi all'installazione di funi molto più spesse, cioè di 5 centimetri di diametro, così da limitare l'effetto del gelo. Ciononostante, ogni giorno, soprattutto in inverno, all'accensione della funivia, il personale addetto usa dei raschiatoi antigelo sulle funi. Funi che a volte si abbassano di 50 o addirittura 100 metri sotto il peso del ghiaccio che le ricopre, arrivando a toccare perfino le rocce sottostanti. Ristrutturata nel 1991, la funivia dell'Aiguille du Midi trasporta oggi 500.000 persone all'anno. Agli inizi del XX secolo, tutte le principali vette alpine erano già state conquistate. Per coloro che volevano fare la storia ed esplorare nuove vette, l'Europa era diventata troppo piccola.
furono apportate ulteriori migliorie alle attrezzature e si iniziò a esplorare le catene montuose di altri continenti, in particolare quelle del Nord America e la cordigliera delle Ande. Nel continente asiatico fu invece la catena montuosa dell'Himalaya a suscitare l'interesse degli alpinisti occidentali, in quanto vantava diverse vette che superano gli 8.000 metri. In più, sul confine che separa il Tibet dal Nepal, si ergeva la montagna più alta del mondo, l'Everest, 8.848 metri, la vetta terrestre più vicina al cielo. Furono organizzate diverse spedizioni a partire dal 1919, soprattutto sull'Everest. In Nepal sono presenti ben 8 delle 14 vette più alte della Terra. C'è da dire che a quei tempi il territorio himalayano era chiuso e completamente inaccessibile. Il versante tibetano non era peraltro irraggiungibile. Si potevano scalare alcune montagne al confine tra i due stati, tra le quali l'Everest. Quindi era comunque possibile esplorare nuove vette. Così inglesi e tedeschi organizzarono molte spedizioni per raggiungere la cima dell'Everest, che però fallirono completamente. Una di queste imprese passò alla storia. Nel 1924 una spedizione inglese partì alla conquista del tetto del mondo. In seguito a due tentativi falliti negli anni precedenti, la vittoria sembrava alle porte. Dopo diverse settimane passate ad avvicinarsi e a montare gli accampamenti, l'8 giugno, Mallory e Irvine si prepararono alla conquista finale, seguiti dal cannocchiale di un compagno di squadra. Due puntini neri che risaltavano sul bianco del muro ghiacciato e che poi scomparvero nel nulla. Mallory e Irvine non lasciarono alcuna traccia che portasse a capire se avessero raggiunto o meno la vetta. Un mistero irrisolto, nonostante la scoperta del cadavere congelato di Mallory 75 anni dopo la sua morte. La tragedia portò comunque a intravedere una possibilità di successo, a condizione di sviluppare mezzi all'altezza di montagne così imponenti. Non conoscendo a fondo l'immensità di queste montagne, nessuno si era reso conto che ci si stava addentrando in un territorio ignoto. Non si potevano usare gli stessi metodi adottati per le Alpi, ovvero arrivare sul luogo, osservarlo e tracciare semplicemente una linea per definire un percorso in base alla semplicità, all'eleganza, alla difficoltà e via dicendo. E poi partire verso la cima senza problemi, impiegando 1 o 2 giorni per raggiungerla. Non di più. Sull'Himalaya questo sistema non poteva funzionare. Per scalare una vetta del genere servono giorni, settimane, mesi. Bisogna montare gli accampamenti, procedere gradualmente e acclimatarsi, perché il corpo impiega molto tempo prima di poter salire fino a quote così alte in sicurezza. La difficoltà dell'Himalaya consiste nel superare le condizioni e i pericoli legati all'alta montagna, quali valanghe, cadute di massima al tempo, eccetera. Tutti i rischi che ovviamente esistono anche sulle Alpi, ma che sull'Himalaya si moltiplicano per 10 a causa dell'altezza delle cime e di un nemico invisibile, l'ipossia. Prima di partire per l'Himalaya sulle orme dei conquistatori delle vette più alte del mondo, Ludovic Seyfert si sottoporrà a un test sviluppato dal professor Jean-Paul Richalet. Lo scopo del test è valutare la capacità di un individuo di adattarsi alla mancanza di ossigeno. Così, mantenga questo ritmo. Bene, abbiamo finito. Allora, che cosa ha provato? Quando ero a riposo ho sentito, non so se fosse vero o meno, ma ho sentito una mancanza d'ossigeno. Poi ho avvertito la fatica e sono riuscito a rallentare l'attività respiratoria rispetto allo sforzo che stavo compiendo.
Adesso, Ludovic, questi tre parametri che corrispondono a saturazione, risposta cardiaca e ventilatoria verranno elaborati dal computer che stabilirà un punteggio corrispondente alla sua capacità di resistere all'altitudine. Bene, e questo risultato in che modo è espresso? È un punteggio che va da 0 a 10. D'accordo. Se si ottiene meno di 5,5 vuol dire che si sopporta abbastanza bene l'altitudine, mentre il risultato maggiore indica che al soggetto serve più tempo della media per acclimatarsi. Sono curioso di vedere il mio punteggio. Eccolo, rullo di tamburi. Di già? Sì, è questo. Dunque, se rispetta la regola dei 400 metri, non avrà problemi ad acclimatarsi perché il suo punteggio è di 4, ma se sale troppo velocemente il valore raggiunge quota 6, il che significa che esiste una piccola possibilità che soffra di qualche forma grave di mal di montagna. La regola dei 400 metri afferma che oltre i 3000 metri non si devono superare i 400 metri di differenza d'altitudine tra due notti consecutive. Per arrivare da 3000 a 5000 metri sono quindi necessarie 5 notti. Tuttavia, è possibile effettuare una breve incursione a quote superiori, ad esempio a 5500 metri, purché si passi poi la notte ad una quota molto più bassa. Circa il 25% della popolazione soffre di forme gravi di mal di montagna. Stiamo parlando di condizioni che impediscono di proseguire e che obbligano a fermarsi, se non addirittura a scendere di quota, per evitare l'edema polmonare o cerebrale. Soffre di questa condizione circa una persona su 4. Durante i miei allenamenti mi è capitato di soffrire di un acuto mal di montagna, sì. A volte accompagnato anche da problemi di lucidità. Quindi mi domandavo se i disturbi cognitivi compaiono alla stessa altitudine in cui subentrano quelli fisiologici. A dire il vero, compaiono più in alto. I disturbi cognitivi si manifestano di solito oltre i 6000 metri di quota. E la cosa migliore è tornare indietro. Sì. Giusto? Scendere e riossigenarsi. E tutte le cause che possono determinare il mal di montagna acuto, come l'edema polmonare o cerebrale, sono ben note? Oppure ci sono ancora dei punti oscuri e delle ricerche da effettuare? Allora, continueremo sicuramente a studiare i meccanismi del mal di montagna acuto, soprattutto l'edema polmonare e cerebrale. Ma attualmente il nostro team si sta concentrando sugli aspetti genetici e sulle popolazioni che vivono stabilmente in alta quota, come sulle Ande o in Tibet. Stiamo cercando di capire se questa gente possiede da una sorta di acclimatamento genetico. Sappiamo che gli andini sviluppano una sorta di scompenso d'altitudine che subentra con l'avanzare dell'età e che li porta a produrre troppi globuli rossi responsabili di malattie cardiache e ictus, mentre i tibetani sembrano essere geneticamente adattati alle alte quote. Lo si può notare vedendo gli sherpa che corrono con 30 kg sulla schiena a 6000 metri. D'altro canto, a livello evolutivo, il popolo andino vive in alta quota da meno di 10.000 anni, mentre quello tibetano da più di 40.000. Quindi gli andini non si sono ancora ben adattati. Sarebbero necessari altri 30.000 anni per far sì che possano acclimatarsi completamente. L'alta quota. Un ambiente tanto bello quanto ostile e di un fascino ossessivo per coloro che vogliono raggiungere il tetto del mondo. Un'impresa spesso realizzata a rischio della vita. Ludovic Seyfert ripercorrerà sull'Everest le orme dei pionieri. Lukla sarà il suo punto di partenza, un piccolissimo aeroporto nepalese nella valle del Khumbu.
Dawa Finjok accompagnerà Ludovic. Ciao, molto piacere. Dawa è una guida di alta montagna e vanta un record di ben 7 scalate sull'Everest. Anch'io sono una guida. Oh, benissimo. Allora sarà molto facile salire con te. Lo spero. Le guide sanno quali problemi ci sono. È vero. Va bene. Andiamoci. Sì. In marcia. Oggi il Nepal è frequentato da molti escursionisti e alpinisti, ma l'antico territorio himalayano è rimasto a lungo chiuso agli occidentali. Le prime autorizzazioni rilasciate a metà del Novecento scatenarono tra le varie nazioni una corsa per il primato della conquista di vette più alte di 8.000 metri. I primi a ottenere un'autorizzazione furono i francesi. La spedizione venne guidata da Maurice Herzog e prevedeva la scalata di 2 8.000 mai esplorati, il Daulagiri e l'Annapurna, che all'epoca erano ancora montagne di cui non si sapeva quasi nulla. Ma la particolarità della spedizione fu che per l'unica volta nella storia dell'Himalaya una cima così alta venne scalata senza essere studiata prima. I francesi arrivarono sul Daulagiri, effettuarono una rapida ricognizione, si guardarono un po' attorno, cercarono una via per la cima, eccetera, eccetera. Ma non trovarono alcuna strada percorribile e passarono all'Annapurna. Non ne vedevano nemmeno la vetta e non sapevano dove si trovasse. Individuarono un percorso assurdo attraverso le gole e arrivarono ai piedi della montagna. A quel punto videro un percorso ghiacciato ma relativamente accessibile. In qualche maniera, in 3 settimane, riuscirono a sistemare ben 4 accampamenti e far raggiungere la vetta della montagna a Maurice Herzog e Louis Lachenal. Ma ancor più della prodezza della conquista, il 3 giugno del 1950 fu l'incubo della discesa a rendere questo primo 8.000 un mito. La scalata fu parecchio rapida e non ci furono problemi, ma questo non bastò. Ciò che fece in modo che la notizia fosse sulla bocca di tutti fu il ritorno degli eroi dalla montagna, che mostravano le proprie mani fasciate e raccontavano il calvario che avevano affrontato. Una storia fatta di dolore, di passione e di sconforto. La carne ferita di questi alpinisti parlò per loro e tutti dissero dentro di sé: «Ah, ma è terribile!» Per tali motivi, quest'impresa è diventata una specie di caposaldo, un modello tipico dei racconti di alpinismo. È davvero incredibile. È la prima volta che attraverso un ponte così. In primavera, l'attività alpinistica si intensifica nella valle del Khumbu. Presto, le temperature diventeranno molto più miti e i conquistatori dell'Everest accorreranno per tentare la fortuna. Si preparano alla stagione? Sì, esatto. Salgono con gli approvvigionamenti. Ecco perché c'è tanto via vai. In quei sacchi che cosa c'è? Penso del riso o alimenti simili. Ogni animale trasporta 60 kg. 30 kg per parte. Eccoci al villaggio di Namche. È bellissimo. Le case sono costruite le une sulle altre. Questo è l'ultimo villaggio che si incontra prima di arrivare al capo base dell'Everest? Sì, noi diciamo che Namche è la prima porta dell'Everest per gli alpinisti che si preparano a scalarlo. Ed è anche una tappa molto importante per potersi acclimatare e per prepararsi alla spedizione. Sì, esatto. Se si è dimenticato di portare qualcosa che potrebbe servire per la scalata, la si può comprare qui al villaggio.
Namche Bazar è soprannominata la capitale degli Sherpa, il popolo che secoli fa si stabilì ai piedi dell'Everest, in villaggi a volte arroccati a più di 5.000 metri. Stai attento. Sì. Che vista. Laggiù c'è Namche Bazar. Già, piccolo villaggio, grandi affari. Il ruolo degli Sherpa nella conquista delle vette himalayane è indiscutibile. Gli avventurieri si sono rivolti a loro fin dalle prime spedizioni. Considerati inizialmente semplici portatori d'alta quota, gli Sherpa si guadagnarono il rispetto degli occidentali diventando alpinisti a pieno titolo. Tenzing Norgay divenne nel 1953 membro della spedizione britannica. Era di gran lunga il più esperto della squadra alla sua settima scalata dell'Everest. Il fallimento non era concesso. Si trattava di un momento cruciale per la corona britannica, un'opportunità per mostrare il suo potere al mondo. Il colonnello John Hunt pianificò nei particolari l'assalto alla montagna. Nel marzo del 1953, la carovana, composta da 14 alpinisti, tra cui il neozelandese Edmund Hillary, 22 Sherpa e 362 facchini, lasciò Kathmandu con più di 10 tonnellate di equipaggiamento. Il campo base dell'Everest venne raggiunto il 13 aprile. Dopodiché furono installati accampamenti intermedi sulla via per la vetta. Il 28 maggio, Norgay e Hillary trascorsero la notte in tenda a 8.500 metri di quota, ma conservarono le bombole di ossigeno per la salita finale e la lunga discesa. Prima di raggiungere la vetta, Norgay e Hillary affrontarono un'ulteriore difficoltà. Una parete di roccia verticale di 12 metri, molto difficile da scalare, che verrà poi soprannominata Gradino Hillary. Il 29 maggio del 1953, alle 11.30, l'Everest fu conquistato. Due uomini sul tetto del mondo, una cima mai calpestata, più alta di qualunque altra, 8.848 metri. Il 2 giugno del 1953, il giorno dell'incoronazione di Elisabetta II, la notizia della conquista dell'Everest fece il giro del mondo. L'eco dell'impresa ebbe una portata immensa. Hillary volle condividere la sua vittoria con Norgay. Anzi, gli attribuì gran parte degli onori. Agli occhi della gente, gli Sherpa si erano guadagnati il titolo di alpinisti. Dopo la vittoria britannica, nessuna vetta di oltre 8.000 metri resistette all'offensiva delle nazioni che sognavano di potervi piantare la propria bandiera. Gli italiani conquistarono il K2 nel 1954 e poi entrarono in gioco anche gli americani. Esistono 14 cime alte più di 8.000 metri e furono tutte raggiunte tra gli anni 50 e 60. Poi, a partire dal 70, l'alpinismo si è evoluto e rinnovato. Reinhold Messner è il leader di una generazione che ha rivoluzionato il modo di fare alpinismo sull'Himalaya, scalando montagne alte più di 8.000 metri con lo stesso approccio usato per le cime delle Alpi. È in questo modo che è nato lo stile alpino, in cui l'equipaggiamento è essenziale. Non ci sono corde fisse, accampamenti, bombole d'ossigeno e si scalano le pareti molto velocemente, riducendo al minimo le incursioni per evitare di esporre troppo il corpo alle condizioni letali causate dall'alta quota. Il mio approccio alla montagna è stato plasmato dalle parole e dalle idee di coloro che mi hanno preceduto. A colpirmi particolarmente furono soprattutto l'idea sui mezzi ideali di Albert Friedrich Mummery e il libro Le Conquérants de l'Inutile di Lionel Terray. A queste due filosofie si devono le origini del mio modo di fare alpinismo.
Reinhold Messner esprimerà in maniera molto chiara la sua filosofia nel 1978, quando con Peter Habeler, il prodigio austriaco, si arrampicò sull'Everest senza ossigeno per la prima volta nella storia. Un'impresa che nessuno avrebbe mai immaginato. Non siamo partiti con l'idea di toccare la cima a tutti i costi e morire piuttosto che fallire. Volevamo solo arrivare il più lontano possibile. Raggiungere la cima, se tutto procedeva senza intoppi, e scendere. E fu un tentativo andato a buon fine. Questa apparente semplicità in realtà nasconde una pratica ad alto rischio. Questo nuovo alpinismo nato e guidato da Reinhold Messner, che per quanto non sia stato l'unico a praticarlo, era comunque considerato il leader della sua generazione, è incredibilmente pericoloso e richiede un coinvolgimento estremo da parte degli alpinisti, che alla partenza sanno già che durante la scalata dovranno mettere la propria vita in gioco. Il confine tra la vita e la morte è molto sottile nel tipo di alpinismo da me praticato. È proprio lì che è concentrata tutta l'arte della montagna, arrivare al punto di rischiare la propria vita, ma senza perderla. Nelle scalate più difficili, sulle vette più alte, il tasso di mortalità è del 50% circa. Infatti, se consideriamo i più grandi alpinisti della mia generazione, la metà di essi è sopravvissuta, l'altra metà ha finito col perdere la vita in montagna. In meno di 10 anni, Reinhold Messner raggiungerà senza l'aiuto dell'ossigeno tutte le 14 vette del pianeta alte più di 8.000 metri. Dimostrerà la propria bravura anche sul tetto del mondo. L'Everest, il santo graal di ogni scalatore. Si sente che siamo in alto. Fatico a respirare. A qualche settimana dall'inizio della stagione delle spedizioni, il punto d'incontro di tutti gli scalatori è ancora deserto. Namaste. Namaste, Tashidele. Come va? Bene. Molto piacere. Piacere mio. Ha mai scalato l'Everest? Sì, 2 volte. La prima dalla parete nord. Ed è una parete molto difficile? La parete nord è un po' più difficile, in effetti. Davvero? E ci sono anche le valanghe. Proprio così. Grosse valanghe. Capita spesso? Sì, tutte le notti. Sul serio? Senza sosta. Però sono molto grosse. A volte cadono anche grandi blocchi di ghiaccio e roccia. Certo, sì. Ho capito perché rimanete su questo versante. Infatti. Le valanghe rappresentano un grande rischio per la popolazione. Nel 2014, 16 nepalesi vennero uccisi dalla caduta di un enorme blocco di ghiaccio, un seracco. Fu così che sul ghiacciaio vennero installate delle corde fisse prima dell'arrivo degli scalatori. Dopo il terremoto che devastò la regione nel 2015, ripresero le spedizioni e tra pochi giorni questo campo base conterà molte più tende. Quante persone potrebbero esserci nel campo? Al momento direi 300. Non ci sono stranieri, soltanto Sherpa. Montiamo le tende per gli scalatori. Ho capito. E quando sono arrivati anche gli scalatori, all'incirca quante persone ci sono complessivamente? Più o meno dalle 2.000 alle 3.000 persone. Ah, però. E restano 2 mesi? Sì, 2 mesi. Poi ritornano tutti a Namche e a Lukla, al termine delle spedizioni. Quindi per 2 mesi si forma una piccola città ai piedi dell'Everest. Esatto. Incredibile.
L'alpinismo sull'Everest si è evoluto. Ogni anno, da 600 a 700 scalatori raggiungono la vetta del monte. Un giro d'affari che porta milioni di dollari in Nepal. Gli 8.000 sono diventati più accessibili e gli alpinisti aspirano a far ricordare il proprio nome raggiungendo le vette di queste catene montuose attraverso sfide estreme. Scalate invernali, in solitaria, record di velocità. La montagna è diventata il terreno per prestazioni fuori dall'ordinario. La pratica dell'alpinismo si è evoluta in un ambiente naturale in continua trasformazione. Le montagne risentono in prima linea degli effetti del riscaldamento globale. Lo scioglimento dei ghiacciai, le cadute di immensi blocchi e i crolli rocciosi sono alcuni degli eventi che gli scienziati cercano maggiormente di analizzare e anticipare. Sul Monte Bianco, il geomorfologo Ludovic Ravanel ha installato una serie di sensori in grado di misurare le forze a cui sono sottoposte le pareti rocciose. L'effetto del riscaldamento globale sui ghiacciai è un fatto risaputo e visibile. Invece, lo scongelamento del permafrost è un fenomeno meno noto al grande pubblico. Il permafrost è costituito da tutti quei terreni la cui temperatura rimane sempre al di sotto degli 0 gradi, consentendo al ghiaccio di cementarsi all'interno delle fessure nella roccia. Ecco perché viene definito cemento di ghiaccio. Quando si scioglie questo cemento, intere sezioni dei versanti si possono destabilizzare, come sta accadendo ora. Andiamo a leggere i dati. Per raggiungere i sensori è necessario scalare una parete di 70 metri estremamente ripida. Eccoci qui. Bella scalata. Grazie. Pazzesco, cosa non si fa per la scienza? È vero? Sì. Abbiamo voluto concentrare le ricerche su questi blocchi di ghiaccio. È per questo che bisogna salire fin qui. Tutto nell'interesse della scienza. La scienza alpinistica. Questo sensore nel ghiaccio che cosa misura? Si occupa esclusivamente di misurare la temperatura. Per sistemarlo, 2 anni fa abbiamo perforato la roccia per 1 metro. Dopodiché, lungo questo metro sono stati distribuiti 4 misuratori. In questo modo è possibile rilevare sia la temperatura del ghiaccio, sia quella presente nel punto di contatto tra ghiaccio e roccia. Sono questi i dati che ci interessano di più per studiare il permafrost. Ricavate anche altri dati dalle rocce? Sì, guarda, lassù c'è un altro sensore di temperatura sulla roccia che ci permette di valutare le differenze tra le rocce esposte direttamente all'aria e quelle che si trovano sotto lo strato di ghiaccio. Vediamo un po'. In inverno il ghiaccio raggiunge la temperatura di meno 10 gradi, mentre in piena estate arriva praticamente in prossimità degli 0 gradi. È interessante notare che a livello dello strato roccioso
Le temperature positive possono scongelare il permafrost fino a qualche decina di centimetri di profondità. Queste informazioni le hai ricavate dalle misure? Esatto, monitoriamo tutto. Dal momento in cui lo strato di ghiaccio protegge ancora il permafrost a quando questo ghiaccio si scioglie con relative frane e crolli annessi. La scomparsa dello spessore di ghiaccio sulla parete rocciosa provoca la destabilizzazione di quest'ultima. La superficie della parete si riscalda causando piccole frane. Col tempo, lo strato superficiale esposto diventa più profondo e la parete si degrada, causando gravi crolli. Sulle fenditure avviene quindi un fenomeno di scongelamento che innesca la caduta di gran parte del muro. La superficie delle nuove rocce esposte si riscalda a sua volta e il processo ricomincia. Di questo passo continueremo a vedere il permafrost riscaldarsi per decenni o addirittura secoli. Ciò significa che alla fine del XXI secolo il permafrost si formerà solamente oltre i 4.000 metri d'altitudine. In seguito scomparirà quasi completamente e le pareti rocciose crolleranno, provocando una serie di frane di entità via via sempre maggiore. Anche se minacciata, la montagna continua a richiamare molti alpinisti che mantengono con questo paesaggio sublime e terrificante un rapporto unico. Avere scalato 14 vette alte oltre 8.000 metri non significa nulla di per sé. L'importante in sfide di questo tipo è l'esperienza che ciascun alpinista vive rapportando se stesso all'immensità e al rigore della natura. Per quanto mi riguarda, l'alpinismo non è soltanto un piacere o una gioia, ma un modo per essere in armonia con se stessi. Esiste un bel aforisma del grande poeta romantico William Blake che recita così: quando uomini e montagne si incontrano, grandi cose accadono.